piacciono meno. Dico purtroppo, perché vorrei essere ignorante come alcuni di voi, ma giocando dall'età di 5 anni, penso di avere un bagaglio culturale, che ve lo sognate di notte. Poi, quando usciranno giochi come State of Decay 2, ovviamente esclusiva Xbox One, non venite a piangere cari fanboys, perché io vi avevo avvertito. Semplice, no. E allora, perché cazzo dovete fare i neonati? Ognuno prenda ciò che vuole, pure un bel cazzo nel culo, l'importante è non rompere i coglioni. Sono un cazzo di veggente, sono un veggente. The time is come, il tempo è venuto, come io vengo nelle bocche delle vostre sorelline in calore. Niente maschi, eh? Non diciamo stronzate, niente maschi. Dall'estratto che avete potuto vedere all'inizio del video, di un mio vecchio video, dove parlavo di State of Decay e del motivo per cui ho comprato l'Xbox One, a distanza di un anno sono qui per prendermi le mie rivincite e presentarvi ufficialmente State of Decay 2. Questo gioco è stato atteso da me personalmente da parecchi anni. Una roba infinita, un po' come Fallout, una roba infinita. Ma finalmente abbiamo la notizia che l'anno prossimo uscirà State of Decay 2. E, ascoltatemi bene, sarà multiplayer. Allora, vi devo specificare una cosa. Dalle scene che si possono vedere da questo filmato, non si capisce se sarà un MMO oppure una semplice cooperativa. Sono assolutamente sicuro che sarà cooperativo. Ci sono già tanti indizi che parlano di cooperazione, un gruppo di 4 persone, come potete vedere, che vanno in giro ad ammazzare, a raccogliere risorse, eccetera, eccetera. Ma non si sa ancora nulla dell'MMO. C'è una scena però che mi ha fatto riflettere, che è questa qua. Guardate, un tizio lancia un bengala in aria, un'altra squadra distante alla stazione di benzina vede il bengala e corrono da questi tizi ad aiutarli. Sono due gruppi diversi, quindi è molto probabile che sarà effettivamente un MMO di massa online. Se sarà un MMO, sono cazzi! Sono cazzi, avete da giocare per anni! Se sarà un MMO, sarà un gioco pazzesco!